Ah, ecco, mi è arrivato questo, mi è arrivato già il fax. You good. Io non so, però se non vi sedete, io sono stufo. Bene, allora se volete prendere posto piano piano e dolcissimamente, incominciamo questo nostro laboratorio. Salutiamo Antonio Saccà, che è arrivato, il maestro Montevago, Mattias Poterce, Ove Pedersen, Jean-Pierre Fay, e ciascuno. Salutiamo anche Elio Giunta, che adesso qui con noi. Potete occupare anche la prima fila, così coloro che arrivano dopo possono occupare le altre. Ok. Poi se ci sono dei fogli, magari, ma comunque anche per il prossimo congresso, dei fogli sul tavolo, sarebbe una cosa opportuna. Allora, abbiamo qui il numero del secondo, il numero del secondo rinascimento. Fra l'altro c'è un errore, perché nella indicazione qui è indicato il prezzo di... Venga, si metta qua. Venga pure. Alessandro, dottor Alessandro Villa. E infatti anche lei è in questo numero. Sì, si trova già pubblicato. Buongiorno. Un braccio mezzo pezzo. Tutto a posto. E infatti anche, vediamo, anche Jacob Lev. Congresso, internet, la città planetaria, ecco. E invece questa volta è internet, il giardino planetario, il giardino, perché l'altra volta era questo un po' il significante che interveniva. Noi incominciamo dolcemente il nostro congresso, poi piano piano, che è un laboratorio, poi cresce, poi domani sera, durante il ricevimento che faremo in onore degli ospiti e in particolare in onore di Alexander Yakovlev, daremo il premio del secondo rinascimento a Alexander Yakovlev. I giornali hanno già annunciato questo premio e anche alcune televisioni. Allora, questo congresso si tiene con il patrocinio della Regione Lombardia e della provincia di Milano, che quindi sono solidali con questo congresso. Il governo Berlusconi non è ancora insediato, quindi diciamo che
Personalmente lui augura cose fantastiche per questo congresso, quindi cose interessanti. Appena sarà presidente, l'augurio sarà come presidente. Per il momento è come prossimo presidente. E quindi mi pare la Regione Lombardia, la provincia di Milano, il sindaco di Milano e il presidente Berlusconi. Non possiamo evocare invece il piccolo comune di Senago perché non... sarà per la prossima volta. Allora, intanto questo numero riguarda quindi l'essenziale, insomma, degli atti di quel congresso che abbiamo fatto in dicembre, dove c'era anche il presidente Alexander Yakovlev e c'era anche Alessandro Villa, e Gianni Verga, con cui faremo un libro. Ecco, questa è una bella formula, questa che noi abbiamo trovato, è un libro che si scrive in un giorno e mezzo, cioè sabato mattina, sabato pomeriggio e domenica mattina. Voi dite com'è che è possibile, Antonio dice, ma com'è che voi scrivete un libro, magari sarà un libro non importante, dirà Antonio, no? E invece Antonio sa benissimo che abbiamo fatto libri importantissimi in questo modo. L'abbiamo fatto con Aurelio Misiti, che adesso è stato chiamato da Berlusconi per occuparsi delle infrastrutture a livello nazionale e quindi di questo piano delle infrastrutture. Lo abbiamo fatto qui con Marco Maiocchi, fondatore di Inet e di Etnotim. Ed è un libro dove Marco Maiocchi dice cose che in tutti i suoi libri non ha mai detto, perché provocato anche dalle domande dai redattori che stavano dinanzi. Cogliamo l'occasione per salutare l'editore Petruzzi, che viene appunto da Città di Castello, una nobilissima città dove ci sono 80 tipografie importanti, ma insomma la più importante è quella, la più importante perché è la più precisa, la più moderna, e quella è la più rigorosa, è quella appunto di Petruzzi. Ed è lui che ci ha portato questo volume appunto, la rivista viene stampata da lui e anche in generale, insomma, alcuni libri d'arte, no? Noi pensavamo tutti, ma insomma adesso vediamo, speriamo, ecco. Siccome libri d'arte dovremmo farne veramente tanti, quindi, ma proprio tanti, perché con il nostro programma è sicuro che adesso ne abbiamo 5 che sono della collana L'Arca. Comunque, insomma, ecco, quindi questo è il nostro, diciamo, giusto per accennare a qualcosa. E nel frattempo, tra il congresso di Internet di dicembre e quello di adesso, abbiamo fatto un altro congresso che era di medicina. E l'abbiamo fatto un mese fa, circa, no? Mi pare. Adesso un mese e mezzo fa. Era un congresso di medicina dove sono venuti scienziati da varie parti del pianeta, da Duisberg dagli Stati Uniti, anche Rasnik, di cui è uscito il libro che si trova lì all'ingresso, ma non sul mio tavolo, che è la storia la vera storia dell'AIDS. E quindi questo libro è davvero importante, è sotto forma di romanzo e quindi dice come coloro che sono curati dall'HIV sono morti nel giro di 6 mesi, un anno e mezzo, e coloro che non si sono curati sono vivi, soprattutto se hanno smesso di prendere droghe, psicofarmaci e se hanno cominciato ad alimentarsi, se per caso non si alimentavano. Quindi le ragioni dell'insufficienza cosiddetta di dispositivi immunitari sono altre. Non è l'HIV, che è un retrovirus innocuo,
E questa è una cosa molto importante anche per il Sudafrica. Abbiamo avuto il presidente, abbiamo avuto il, diciamo, il, lo scienziato del Sudafrica, Sam Shlongo, che è venuto, e noi faremo un congresso con alcuni scienziati, con alcuni premi Nobel, congresso cui forse verrà lo stesso presidente del Sudafrica, e 13, 14 e 15 luglio, dal congresso dal titolo La scienza della vita. E fondiamo questa volta anche con l'Unione Europea, con l'UNESCO, con alcuni enti italiani, un istituto di ricerca, di formazione e di archivio anche, no? E di informazione pure, e di cura intorno a queste cose estreme, cioè vengono chiamate estreme, come il cancro, come l'AIDS, come infarto, come ictus, come Alzheimer, come Parkinson, eccetera. Durante il congresso di luglio verrà anche uno scienziato, Schulz, che ha fatto il lavoro che ha fatto Duisberg per l'HIV. In altre parole, il prion assolutamente non è una malattia. Vengono ammazzate delle mucche, ma che sono sane, perfettamente sane. E la vera ragione problema della morte delle mucche in Inghilterra non era stato detto, per non disturbare il governo inglese e le industrie che producevano gli insetticidi. Quindi alla base c'era avvelenamento, ma l'avvelenamento con i pesticidi, quindi un avvelenamento, non è contagioso. Chi è avvelenato, ma il veleno non si trasmette. Quindi questo scienziato dimostrerà la stessa cosa che è stata dimostrata per questo. Quindi noi abbiamo un po' questo, no? Tra in ciascun paese, che siano paesi arabi, che sia Israele, che sia gli Stati Uniti, che sia la Russia. Cioè presto questo collegamento internazionale sarà un po' anche stabilito attraverso un portale dove ciascuno dei nostri collaboratori nei vari paesi si collegherà con gli altri, col suo network, quindi con gli altri siti intorno al secondo Rinascimento, che si tratta di imprese, fondazioni, associazioni, istituti, scienziati, filosofi, artisti, e questo come il secondo Rinascimento. Noi parliamo da 30 anni del secondo Rinascimento, si ricorda Jean-Pierre Fay, no? Mitterrand aveva usato questa espressione in una intervista famosa, no? Che avevamo pubblicato noi sulla rivista Spiral a Parigi, e l'avevamo pubblicata prima che lui fosse eletto, quindi in tempi non, per dire così, non sospetti, e oggi sono tanti a dire secondo il Rinascimento, ma insomma noi abbiamo lanciato questo movimento internazionale da 30 anni e più, e infatti noi diamo per il suo contributo alla civiltà anche ad Alexander Jacob domani sera il premio del secondo Rinascimento. Allora, questo è un numero, dicevamo, di spirali. Invece questo è il libro di Maiocchi. Il professor Maiocchi parteciperà per 2 giorni al congresso, il bel programma. E insomma, com'è che un professore universitario che quindi insegna cose di natura tecnica, a un certo punto invece si interessa a molte altre cose, dalla musica all'arte alla comunicazione, e fonda una, e dice le imprese hanno bisogno di informatizzarsi, hanno bisogno dell'informatica, questo nel 78, poi dice le imprese hanno bisogno della telematica, e questo dopo, quindi INET, e così altri, no? Quindi questa, noi dicevamo anche a Roma, dove abbiamo presentato il congresso, questo nostro laboratorio che dura 3 giorni, è martedì sera, insomma quello che importa è davvero il capitale intellettuale. E allora, se noi diciamo internet, il giardino planetario, cioè il giardino, cioè l'infinito attuale della parola originaria,
E se noi diciamo capitalismo intellettuale, noi diciamo il contributo del Mediterraneo e dell'Europa alla civiltà planetaria oggi. E questo è il quindi è il solo capitalismo che è di grande interesse, no? È il capitalismo a cui magari Jean-Pierre Fay si è interessato, no? Il capitalismo intellettuale. Questo è il vero capitalismo, no? Quindi il valore assoluto, quindi il capitale intellettuale. Il valore assoluto è il valore anche dell'impresa, anche il valore dell'impresa è il capitale intellettuale. Questa è una cosa nuova che i grandi monopoli non intendono accettare, perché i grandi monopoli vogliono invece controllare anche quella che è stata chiamata la nuova economia. Quindi prima hanno abbassato moltissimo il valore per ormai un anno e mezzo, per poter poi prenderla e gestirla loro. Ma insomma non è detto che questo possa riuscire, perché si tratta di una cosa assolutamente nuova, imprevedibile. Noi non sappiamo ancora assolutamente quali saranno gli sviluppi nei prossimi anni, e comunque per quanto ci riguarda è un utensile che comporta altri modi di comunicazione, che comporta la telecomunicazione. Cioè, che cos'è la telecomunicazione? Kierkegaard diceva che la comunicazione diretta è un'assurdità, no? Che la comunicazione è sempre indiretta, cioè sempre da lontano, anche fra due persone che stanno vicinissime. E quindi la telecomunicazione è quella che passa attraverso la scrittura della parola e si compie attraverso la scrittura della parola. Ma questa scrittura quindi è del tutto differente dalla scrittura del discorso, del logo, che era quella proprio del discorso occidentale. E allora comunicare attraverso internet non è la stessa cosa dello scrivere un articolo o mandare una lettera, come poteva essere ispirandosi alla farmacia di Platone, ispirandosi al discorso occidentale, ispirandosi cioè quindi alla scienza del discorso anziché alla scienza della parola originaria, come diceva qui Nadine Shankar recentemente. E la parola originaria quindi che viene da Gerusalemme più che da Atene. Allora questo è un po' diciamo un accenno, giusto un accenno al nostro laboratorio. C'è qui Paolo Farina, no, che si è impegnato per questo programma, c'è anche Fabiano Giancotti e poi anche Alessandro Taglioni, che ecco, quindi allora noi siamo, abbiamo anche qui adesso accanto al mio tavolo, abbiamo Alessandro Villa che è già intervenuto in questo congresso, quindi già gli diamo la rivista. Grazie. In omaggio e abbiamo il Alexander Yakovlev. Allora, Alexander Yakovlev quindi ha scritto questo libro. Enzo Bettiza ha scritto sulla una bella pagina sulla stampa, che anche Elena Corti aveva letto, una bella pagina, e il dossier di questo libro di articoli poi lo raccoglieremo, lo daremo a Alexander Yakovlev. È un dossier importantissimo, veramente importantissimo. Dice questo, Bettiza ha detto, questo è il libro che Gorbaciov non è riuscito a scrivere e che avrebbe dovuto scrivere. Enzo Bettiza, un grandissimo giornalista italiano, ha dedicato una pagina grande della stampa di Torino. E ha detto, questo è il libro che Gorbaciov non è riuscito a scrivere, ma che avrebbe dovuto scrivere. E poi ha citato molti brani, fra l'altro quello di Stalin, La paura di Stalin, lui che era così, si presentava in un modo così euforico, no? E invece la paura che aveva dimostrato in un momento molto particolare, con una scena che
che è davvero da leggere in questo libro. E di cosa dice Alexander Yakovlev? Dice che per 70 anni e più una nazione è stata occupata dal bolscevismo, con rovine, disastri, che questa portava alla guerra, portava alla seconda guerra mondiale, e poi quindi arriva fino a Khrushchev, fino a Brezhnev, fino ai vari presidenti, fino a Yeltsin. Non mi ricordo se c'è già anche qualche accenno, c'è anche qualche accenno a Putin. E comunque intorno a Putin abbiamo rivolto diverse domande nel nostro precedente incontro, ed è chiaro che ci sono delle inquietudini che ci vengono, no? Inquietudini, e noi ci interroghiamo sicuramente intorno a quello che è l'avvenire. Noi intendiamo che ci sia sempre più l'avvicinamento culturale, culturale, politico, economico, del resto inevitabile, tra la Russia e l'Europa, questo mi pare molto chiaro, una integrazione sempre più precisa, e chiaramente ci rendiamo conto che oggi Bush ha disinvestito rispetto all'Europa e rispetto alla Russia per dedicarsi a quello che sarà il grande mercato dei prossimi decenni, e cioè il Pacifico. Noi già al congresso di New York dell'81, maggio 81, dicevamo entro 20 anni il perno dell'economia planetaria sarà il Pacifico e non più l'Atlantico. Questo dicevamo allora, ed è quello che si sta verificando. Bush investe sulla Cina, apparentemente tratta la Cina come nemico, dico apparentemente, ma sono prove, come si dice, prove prima delle trattative, prima degli accordi, e quindi è noto che ci sono le aziende, le imprese del Texas o in California e le fabbriche in Cina. Ma le fabbriche in Cina, le fabbriche americane in Cina, che cosa comportano? Comportano lavoro per i cinesi, comportano stipendi. E che cosa comportano gli stipendi? Comportano i consumi, quello che è avvenuto negli anni 50 in Europa. Gli stipendi portano consumi. E che cosa consumano questi cinesi? Prodotti americani. Quindi l'investimento sulla Cina, sull'India, è molto chiaro. Si tratta di, voi considerate la Cina 1 miliardo e 200 milioni di abitanti, l'India 800 milioni di abitanti, sono 2 miliardi, più quegli altri paesi che sembrano per noi sulla carta geografica piccoli, Indonesia, e poi insomma sono altri paesi che invece sono importanti. E quindi questo è un po' Bush, non, quindi dice l'Europa e la Russia non sono più nazioni favorite, la nazione favorita deve essere la Cina. Questa è questo è in una strategia evidentemente economica e commerciale. Che cosa noi auspichiamo? L'abbiamo auspicato più volte, che non ci sia un solo polo mondiale, l'America, ma che ci siano differenti poli, no? Dicevamo in varie occasioni. Auspichiamo, ma questo è assolutamente inevitabile, che il Mediterraneo e l'Europa non indossino l'uniforme, ma appunto possano dare un contributo essenziale alla civiltà. Noi scrivevamo 20 anni fa esattamente che l'Europa era il software del software. Quindi era chiaramente quindi, la questione stessa della qualità, la questione stessa quindi del capitale intellettuale. Anche alcuni americani,
anche Rifkin, quando è venuto qui, nonostante le nostre obiezioni a Rifkin, tuttavia anche lui, no, aveva delle riserve, no, rispetto alla mercificazione della vita, la vita come merce, il tempo come merce. Ma il tempo come merce è una conseguenza del romanticismo, che il tempo, cioè, finisca, che la battaglia finisca, che le cose finiscano. E quindi, ma il tempo non finisce. Allora, il tempo non può essere merce. La vita non può essere merce, perché la vita è la parola originaria, non può essere merce. Ecco perché anche questo titolo, la scienza della vita, no? Come dire, la scienza della parola originaria, quello che ha un sottotitolo, medicina, natura, tecnologia. Natura, cioè senza naturalismo, no? Perché anche questo, oggi si propone la medicina alternativa, naturale, ma la medicina alternativa naturale è la medicina ufficiale, che è stata sempre, si è sempre proposta come naturale. Da Ippocrate a oggi si è sempre proposta come naturale. Quando mai si è proposta come senza naturalismo? Ma la medicina senza naturalismo è la medicina della parola, è la medicina come idioma, è la medicina come mezzo, come logica particolare a ciascuno. Allora, questo è giusto per accennare. Noi siamo molto contenti, insomma, di avere pubblicato, perché è uscito una settimana prima che a Mosca. Sì, quindi ancora una volta siamo stati i primi. Dobbiamo dire una cosa per quanto riguarda il presidente Berlusconi. Lui avrebbe voluto pubblicare lui questo libro. Nell'incontro che avevano fatto 2 anni e mezzo fa a Roma, si era impegnato a pubblicarlo presso la propria casa editrice. Però noi sappiamo che Berlusconi si era impegnato a pubblicare anche il libro di Bukowski presso la propria casa editrice, anche il libro di Suvorov, anche il libro di Bykov, anche quello. Però hanno detto sì sì alla casa editrice, hanno detto mandate pure il libro. Hanno mandato il libro, ma è rimasto lì. È rimasto lì quello di Bukowski per 3 anni. A un certo punto abbiamo detto adesso cosa facciamo? E abbiamo capito che lì non sarebbe mai uscito. È la stessa cosa per Suvorov, che aspettava da tanti anni e lì Berlusconi avrebbe voluto pubblicarlo. E questo nella propria casa editrice, cioè nella Mondadori. Allora, comunque, siamo contenti di averlo fatto noi, perché in fin dei conti la funzione anche di una casa editrice culturale è questo, no? Di introdurre nel dibattito libri che per ragioni ideologiche o per altre ragioni, ma in generale sono per ragioni ideologiche, non verrebbero pubblicati da altre parti, per ragioni di conformismo non sarebbero pubblicati da altre parti. Ecco, questo libro è un libro, quando è uscito in Italia, non conformista. Un solo giornale lo ha attaccato, ed è un giornale dove c'è stato l'articolista è di Rifondazione Comunista. E quindi, diciamo, che dice che è una costruzione, dice, è una, l'espressione mi è venuta meglio ieri sera, così come l'avevo letta, era un vaniloquio fantasioso, ma nell'articolo non fa nessuna obiezione, cioè in altre parole non c'è un'obiezione a uno solo degli episodi che racconta Yakovlev, per dire ecco questo non è così, ma è in un altro modo, perché ci sono documenti, ci sono prove, e quindi non ha detto nulla di tutto ciò. E allora è una cosa generica dire questo è vaniloquio fantasioso, sì, ma dimostra allora quali sono le cose che dice inesatte, imprecise, con quali prove? No, niente.
E allora è come si può dire una lettura di questo genere, una non lettura, assolutamente una non lettura, cioè non è stato, cioè è un liberale, ecco, è un'altra cosa che ha detto, cioè è un liberale, quindi per forza è un liberale, non può che scrivere un vaniloquio fantasioso, se è liberale cioè, quindi c'è il vaniloquio fantasioso, no? Questo è... Oggi Alexander Iacolo è presidente della Fondazione Democrazia ed è anche ancora presidente della Fondazione per la riabilitazione delle vittime del regime. Noi siamo stati a trovare lui in tutte e due le sedi e abbiamo apprezzato quanti documenti importantissimi sono stati pubblicati dall'88 a oggi, con sussidi da parte di fondazioni occidentali e pochissimi, mi è sembrato di capire, da parte dello Stato russo. Comunque sono documenti, abbiamo visto in rassegna, documenti davvero, davvero importanti. E c'è un interesse, anche una ricerca anche intorno al Gulag, con molti documenti. E poi un libro che riguarda le poesie, che siano poeti, che non siano poeti, veri, non veri, questo lo valuteremo, ma intanto sono documenti, cioè persone che si trovavano nel Gulag che si sono espresse attraverso la poesia. E in un momento assolutamente particolare come quello del Gulag si sono espresse attraverso la poesia. Allora, per 300 poeti vengono scelte due poesie, per 300, diciamo, poeti, specie due poesie, quindi sarà un libro di 600 pagine, e quindi i poeti del Gulag. Allora, a me pare che questa sia una cosa interessantissima. Come interessante, e la proposta era venuta quando noi abbiamo fatto qui un incontro dei governatori della Siberia, era venuta da parte di una persona che era con uno di questi governatori. E cioè la proposta era anche di fare una mostra dei prodotti artistici della, diciamo così, dei perseguitati che si trovavano nel Gulag. Quindi l'arte nel Gulag. Perché non dovrebbe esserci l'arte nel Gulag? Ecco, cioè ciascuno poi si esprime, narra, scrive in poesia o in pittura, per esempio, o in disegni. Allora, anche questa può essere una cosa interessante. Quindi noi, quello che ci ha raccontato, che dice in questo libro, è anche che nel momento della perestroica lui aveva fatto finta, diciamo, di voler riformare il socialismo. Ma in effetti le riforme che man mano ha proposto e che sono state attuate sono state quelle dissolvimento del socialismo. Quello che è stato chiamato il socialismo in Russia, no? Socialismo reale. Allora, questo è importante, e diciamo che è una delle figure ascoltate in Russia a ogni livello, Russia che, ricordiamoci, ha centinaia di etnie, quindi anche di contraddizioni, anche una città come Omsk, c'erano 123 etnie in una città, eppure anche a Omsk a noi è sembrata, per le persone con cui abbiamo avuto modo di parlare, anche camminando per la strada, anche se la nostra visita era ufficialissima, perché c'era la ricorrenza della fondazione di Omsk, e ci è sembrata una città culturalmente europea. Sembra strano, eppure invece culturalmente europea.
abbiamo visitato il museo di Dostoevskij, abbiamo visitato il museo di Rubel, no? E abbiamo visitato il museo storico, ma anche l'architettura, anche ciò che dicevano le persone e anche tutti questi perseguitati, in fin dei conti, no? E avevano elaborato a loro modo, no? la cultura, noi diciamo la cultura, cioè poi diciamo europea, no? Insomma, certamente non, anche se si tratta dell'Asia, non asiatica. Cioè è un'altra cosa andare in Cina, andare in Mongolia, andare in alcuni paesi dove c'è una, quindi c'è uno iato notevole tra la Russia, compresa la Siberia, e la Cina. Non è certamente, c'è la questione della lingua, della scrittura, della religione, ma c'è uno iato millenario. Bene, allora adesso quindi direi, dopo questa breve introduzione, tanto per avviare la nostra conversazione, e qui abbiamo il libro di Jean-Pierre Fay, no? La ragione dell'altro, la ragione narrativa, no? Una ragione narrativa, la ragione dell'altro, ma insomma ha scritto centinaia di libri Jean-Pierre Fay, anche su Nietzsche, e l'ultimo Nietzsche e Salomè, no? E quindi vediamo di proseguire, insomma, in questa collaborazione anche editoriale. Ecco, bene, allora adesso passiamo la parola un momento, no? Alla Alexander Yakovlev, prego. Прежде всего, я хочу поблагодарить за те слова, сказанные о России. Prima di tutto voglio ringraziare per le parole che ha riservato alla Russia. И о моей стране. Al mio libro e alla mia patria. Великий Аристотель, как вы все знаете, охарактеризовал человека как политическое животное. Come voi sapete, il grande Aristotele ha definito l'uomo come un animale politico. Я вот уже старое политическое животное. Sono un vecchio animale politico. И мой инстинкт, который присущ любому живому существу, говорит о том, что люди здравого смысла должны быть обеспокоены нынешним положением в мире. Il mio istinto, l'istinto che compete a ogni uomo normale, dotato di una testa pensante, mi suggerisce che oggi come oggi l'umanità deve preoccuparsi della situazione che si sta creando nel mondo. Я участвовал во всех саммитах на высшем уровне, на переговорах с Рейганом и с Бушем старшим. Ho partecipato a molte trattative a vertici ad altissimo livello, ai quali hanno partecipato a suo tempo George Bush padre e il presidente Reagan degli Stati Uniti d'America. Об этом я пишу в своей книжке. E di questi incontri io ne parlo nel libro. Но дело не в этом. Мы все время говорили, или в большей степени говорили о проблеме разоружения. Ma non è tanto questo il fatto di essersi incontrati a quel livello, quanto invece la qualità del discorso che è intercorso fra noi. La maggior parte del tempo l'abbiamo dedicato ai problemi del disarmo. Мы соглашались обе стороны с тем, что в конце концов милитаризм может съесть человека и его жизнь.
Alla fine ci siamo trovati d'accordo su entrambi i fronti, d'accordo sul punto che sarebbe stato il militarismo, quindi la forza dei militari, la forza e la potenza distruttiva nel mondo. E мы надеялись, что после того, как закончится ядерное противостояние двух держав и соответствующих союзников, то человечество вздохнет более свободно и с большей надеждой на будущее. Ci siamo anche trovati d'accordo sul fatto che una volta riuscito a eliminare la contrapposizione fra i due blocchi per quanto riguardava gli armamenti atomici e relativi alleati, l'umanità avrebbe aperto un'era nuova, avrebbe cominciato finalmente a respirare un'aria diversa, a respirare un'aria di maggiore libertà. Мы договаривались о том, что оба военных блока будут распущены, и мир будет, начнется с европейского умиротворения и будет как бы примером для остального мира нормального, невооруженного, позитивного развития. Abbiamo anche progettato a suo tempo che con l'eliminazione della contrapposizione fra i due blocchi di potenza e del pericolo derivante da questa forte contrapposizione, un periodo nuovo per l'umanità e di pacificazione sarebbe cominciato dall'Europa. Abbiamo visto l'Europa come potenza capace di irradiare, per così dire, una nuova pace attorno a sé nel mondo. Мы выполнили свои обещания. Abbiamo anche mantenuto questi nostri impegni. Прибалтика стала свободной. I paesi del Baltico sono diventati liberi. Страны Восточной Европы тоже стали свободными. Anche i paesi dell'Europa orientale sono diventati liberi. Встали на путь самостоятельного развития. E sono diventati autonomi nel loro sviluppo. Тоталитарный режим в России был низвергнут. Il regime totalitario in Russia è stato demolito. На территории СССР образовалось 15 независимых государств. Molti degli ex paesi facenti parte del blocco sono diventati nazioni autonome. Но каким-то парадоксальным явлением стало вдруг образование новой конфигурации холодной войны. E tuttavia in qualche strano modo, in qualche modo che io definirei paradossale, si sta ora configurando una nuova forma di guerra fredda. Движение НАТО на восток ничем не объяснимое. Il movimento, il dilatamento della NATO verso l'est, un movimento assolutamente incomprensibile, una necessità di espansione. Трагические события в Югославии. Tragici eventi della Jugoslavia, которые непонятно против кого направлены, che non è chiaro a che cosa porteranno ulteriormente, привели к тому, что не только в США, но и у нас в России все больше внимания начинает уделяться вооружениям. Tutti questi fenomeni messi assieme hanno fatto sì che nel mondo e anche in Russia in particolare si pensi di nuovo ai problemi del riarmo. И с этой точки зрения меня очень беспокоит встреча, которая предстоит в Любляне, в Словении, между Путиным и Бушем младшим. L'incontro che avverrà in tempi brevi a Ljubljana fra Bush e il presidente Putin e il neoeletto presidente Bush è un incontro che suscita in me notevole preoccupazione. Мы получили заверение от США, от руководителей США, что эта новая программа ПРО не будет направлена против России. Abbiamo dal canto nostro ricevuto assicurazione da parte di alti funzionari della nuova amministrazione americana che questo incontro non sarà comunque finalizzato all'apertura di nuove ostilità nei confronti della Russia. Но мы
In questo caso vorremmo sapere contro chi saranno indirizzate allora, se non contro la Russia. Non siamo indifferenti a questo punto che riteniamo fondamentale. У нас есть предположение и основанное, обоснованное предположение, что это будет прежде всего касаться стран, расположенных как раз в подбрюшье России, в Южном. La nostra, per così dire, intuizione che ha i suoi fondamenti ed è giustificata da informazioni di cui siamo in possesso, ci fa sospettare che questo incontro possa avvenire contro, dicevamo prima, i paesi a sud della Russia. E quindi è molto... Часто в переговорах с Рейганом по ПРО, еще в Рейкьявике. Io a questo proposito mi ricordo dei colloqui avuti a Reykjavik con Reagan, allora presidente. И нам тогда удалось убедить президента США, что это дело бессмысленное с военной, политической и нравственной точки зрения. A suo tempo siamo riusciti a convincere il presidente Reagan che il loro progetto di nuova difesa di scudo spaziale era dal punto di vista etico e dal punto di vista anche degli armamenti della difesa stessa un non senso. Мы ему сказали, что мы в общем теоретически да и технологически уже имеем то, что имеют Соединенные Штаты. Gli abbiamo spiegato allora che dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista qualitativo, i nostri armamenti non avevano ormai nulla da invidiare all'arsenale americano. A в настоящее время еще к этому добавилась ракета, которую называют Сатаной, которая, в общем, не боится любой противоракетной обороны. E al giorno d'oggi la Russia dispone di un missile con testata nucleare aggiuntivo, il cui nome è Satana, in russo, e che veramente non teme rivali, non ha, riuscirebbe a sconfiggere qualsiasi tipo di difesa antimissile. Ну, как Рейган тогда, так и Буш младший сейчас говорят, что все это не направлено против России. Tuttavia, sia a suo tempo a Reykjavik Reagan che pare Bush giovane, junior, ora affermano e sostengono che questo scudo spaziale non sarebbe comunque indirizzato contro la Russia. Ну я все-таки полагаю, что мировая общественность недостаточно точно и внимательно оценивает вот эти идущие процессы. Io tuttavia ho l'impressione che da parte dell'opinione pubblica mondiale ci sia una scarsa comprensione, ora insufficiente valutazione della pericolosità di una situazione come questa. Мы выступаем за хорошие, нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки, на равноправной и взаимоуважительной основе. La nostra posizione è una posizione decisamente a favore di un rapporti normali e buoni con gli Stati Uniti d'America a una condizione, ovvero che tali rapporti siano veramente su un piano di parità e comportino reciproco rispetto e reciproca, per così dire, onestà l'uno nei confronti dell'altro. Noi vogliamo avere garanzie che nessuno подобного, come è successo in Jugoslavia, никогда больше в Европе, да и в других частях не случится. La garanzia che noi assolutamente pretendiamo in questo caso è che non succederà mai
e vogliamo garanzie precise su questo, nulla di simile a quanto recentemente successo nei Balcani, per esempio. Недели три назад я участвовал в конференции в Литве, которая созвана была ЮНЕСКО. Это уже вторая конференция. Tre settimane fa ho partecipato in Lituania a una conferenza organizzata dall'UNESCO. È già la seconda volta che succede una conferenza come questa. Она называлась, эта конференция, «Диалог цивилизаций». Questa conferenza era intitolata Il dialogo della civiltà o delle civiltà. Почему я об этом напоминаю? Ed ecco perché io lo ricordo ora come ora. На конференции в Нью-Йорке, на первой конференции, посвященной этому же вопросу, и на конференции в Литве, второй конференции, очень серьезно рассматривались вопросы, как можно установить настоящий диалог цивилизаций, который в будущем глобальном мире просто неизбежен. In entrambe le conferenze, la prima delle quali si era tenuta a New York e la seconda, ripeto, in Lituania, non a caso è stato dato questo titolo di dialogo, di colloquio fra le civiltà, inteso come colloquio, capacità di colloquiare nelle civiltà che un domani in un mondo globalizzato saranno considerate di spicco. Как можно это установить такой порядок новый, основанный на здравом смысле, если существует или возникает новая конфигурация холодной войны? La nostra preoccupazione di nuovo, e sottolineo, è che come riusciremo a istituire veramente questo nuovo tipo di società ove le civiltà fra di loro siano in grado di colloquiare, qualora, come temiamo, si configuri invece una nuova forma di guerra fredda. Se il terrorismo, per esempio, non è ancora stato fermato, come poter sperare in questo? A главное там говорилось о том, как может быть сближение разных культур, как можно достичь большего понимания между этими культурами, особенно в условиях интернетизации мира. Inoltre abbiamo anche sottolineato la possibilità di un maggiore avvicinamento fra le culture e una maggiore comprensione fra di esse proprio sulla base di una globalizzazione portata dalla rete internet. Anche questo aspetto abbiamo esaminato. Как можно это установить, если люди находятся на разном уровне культурного, информационного, материального развития? Ovviamente un grosso ostacolo a questa forma, per così dire, di integrazione culturale a livello mondiale via internet. È da ricercarsi nel fatto che molto diverso e in stadi molto diversi si trova la cultura e la tecnologia nei vari paesi dal punto di vista di internet e quindi della comunicazione elettronica. Поэтому я считаю очень важным, обсуждая проблему интернета, считаю очень важным уже сейчас обращать особое внимание, специальное внимание социальным аспектам интернетизации мира. Per cui ritengo sia particolarmente importante in questa fase rivolgere un'attenzione particolare all'aspetto sociale che l'internetizzazione, se così potremmo paurosamente definire il fenomeno, comporta nel mondo a livello globale. Я бы считал очень полезным обдумать вопрос об образовании мировой телевизионной компании, которая бы говорила о культуре, о тех точках сближения между нациями и культурами, которая бы не задевала никаких конфессиональных, традиционных сложностей жизни различных народов, и которая бы дышала уважением человеческим
drugu. Quello che io penso a livello personale è di creare, e questo sarebbe più semplice anche dal punto di vista tecnico, una televisione, per così dire, mondiale, una televisione dove veramente si facciano sentire voci che sono libere, dove essere appartenenti a una cultura di tutta l'umanità sia superiore come valore, come concetto, ad appartenere a una cultura singola, nazionale, specifica. Я убежден, что присутствующие здесь могли бы сыграть свою роль, вот, если вы согласны, разумеется, вот в пропаганде вот этой идеи, которую я вот высказываю впервые. E sono convinto che fra di noi, fra il pubblico qui presente, vi siano molte persone che sarebbero in grado di darmi una mano nel reclamizzare questo progetto, questa idea che tutto sommato mi sembra positiva e che mi ritrovo a esprimere a voi qui per la prima volta. Internet e internetizzazione del mondo sono molto tesne e непосредственно связаны с диалогом цивилизаций, который является сущностным явлением современности. Спасибо. Perché questo ha comunque un legame molto stretto con il fenomeno dell'internet e quindi della diffusione delle culture, dell'avvicinamento delle culture a livello mondiale. Secondo me c'è un nesso fra il mio progetto e l'internet molto stretto. Grazie per l'attenzione. Ieri sera ci aveva raccontato che di una lettera che aveva ricevuto da parte. Allora, ieri sera il presidente Jacob ci aveva raccontato di una lettera che aveva ricevuto da un comunista, quindi che per lungo tempo ha militato, creduto nel comunismo, e che ha dato la sua reazione al libro, no? Vuole farci questo accenno preciso. Да я получил десятки писем после этой книжки. Dopo che questo libro è stato pubblicato, io ho ricevuto decine di lettere. После она в России очень быстро расходится, и сейчас второе издание. Il libro in Russia è stato venduto molto rapidamente ed è appena uscita la seconda edizione di esso. Ну, если коротко говоря, людей всех интересует как человек, то есть я. Занимая в стране практически вторую позицию и занимавшийся прежде всего идеологией, информацией, культурой и наукой, вдруг предложил совершенно другой путь для развития России, совсем не коммунистический. Sicuramente l'interesse nei confronti del mio libro è dovuto al fatto che la gente voleva saperne di più su un uomo che dopo essere stato per anni il numero due della nazione, avere avuto un controllo smisurato sull'informazione, la cultura, la scienza, la stampa, i mass media, di botto presentasse un programma di sviluppo per il paese che non aveva nulla a che fare con uno sviluppo socialista o comunista. Не социалистический, не коммунистический, не феодальный, а я его называю нормальный. Quella via e quella strada che io, rifiutando un'etichetta di comunista, socialista, feudale o comunque vogliate chiamarla, io definisco semplicemente una via normale. Вот это, наверное, и привлекает внимание у нас к книге. Credo sia questo aspetto forse quello che attira di più a leggere il mio libro. La seconda edizione in Russia uscirà addirittura in due volumi. Можно добавить все итальянское издание «Карти сокращено». Как бы проложила путь. Сейчас она книжка издается в Германии, в Белграде,
Anche in oltre all'Italia, il libro è uscito anche in Germania, in Francia, in Lituania, in Bulgaria, in Polonia, in Spagna, in Ungheria, l'ho già detto. E ora parliamo di queste lettere dei lettori. Самые интересные письма не от моих друзей, из сподвижников, а от коммунистов российских. Sicuramente le lettere più interessanti non mi sono arrivate dai miei amici e da quelli che in qualche modo mi hanno supportato, aiutato e condividono le mie idee, ma dai comunisti, dai convinti comunisti. Во-первых, не было ни одной, в отличие от Италии, ни одной отрицательной рецензии даже в коммунистической печати. Interessante perché in Russia nemmeno sulla stampa comunista è uscita una recensione contraria al libro, a differenza dell'Italia, dove c'è stato qualcosa del genere. Да, я знаю почему. E lo so perché. Потому что я был очень скрупулезен с фактами. Perché io sono stato molto attento nel riferire i fatti. Ho accuratamente evitato di produrre fatti che potessero essere sottoposti anche alla minima obiezione. Вот одно письмо очень такое длинное, как бы исповедь, а не письмо. Пишет человек, что вот ему уже 65 лет, он с 20 лет состоит и до сих пор в коммунистической партии. Но вот прочитав вот книжку, я очень извиняюсь, это он пишет мне, он заявил о выходе из партии, ибо то, что он узнал из этой книги, а он тщательно проверял факты, как он пишет, то, что я узнал из этой книги, не позволяет мне дальше находиться в рядах коммунистической партии. La lettera più interessante l'ho ricevuta da un vecchio comunista, coriaceo e convinto, che ora ha superato la sessantina e che ha avuto la tessera del partito per tutta la vita, sin dai suoi 20 anni. Più che una lettera io la definirei una confessione. La confessione di un uomo il quale ammette, dopo la lettura del mio libro e dopo avere accuratamente verificato, come scrive nella sua lettera, i fatti in essi riportati per trovarne conferma ufficiale nei documenti e nella storia del paese, ha stracciato la tessera del partito perché, così scrive nella sua lettera, dopo avere appreso quelle vicende, per rispettare se stesso non poteva più restare membro del partito. Я написал ему письмо. Gli ho risposto, gli ho scritto una lettera. Поблагодарил за его отзыв и мнение. В то же время сказал, что он не из коммунистической партии вышел. В самой коммунистической партии и в самой аутентичном подходе к компартии там ничего плохого нет. Есть утверждение, христианское утверждение справедливости и все. Io gli ho risposto dicendo che in effetti, innanzitutto ringraziandolo per le sue belle parole, per la sua ammissione, per la sua sincera confessione, e poi per dirgli che lui in realtà non era uscito dal partito, non aveva stracciato la tessera del Partito Comunista, perché tutto sommato nel comunismo, così come enunciato dai suoi fondatori, ci sono principi e ideali che si possono ritrovare anche nell'etica, nei principi cristiani. Коммунистической партии в Советском Союзе практически не было. Gli ho anche detto che in pratica un vero, reale partito comunista nell'Unione Sovietica non c'era mai stato. Это была ревизионистская партия большевистского типа, полуфашистского или фашистского типа. Più che altro si era trattato di un partito revisionista, bolscevico, di ispirazione fascista. Questo io gli ho scritto. С коммунистическими идеями, по крайней мере, первоначального периода тех идей, которые высказал немецкие политологи
Marx e Engels. E comunque un partito che non aveva nulla da spartire con le enunciazioni, i programmi e gli ideali espressi a suo tempo da quelli che erano i fondatori, da Marx e da Engels. У меня на эту тему был интересный разговор с Гельмутом Колем. Ho avuto un discorso, un colloquio molto interessante su questo argomento con Helmut Kohl. Я поехал к нему на встречу договориться о некоем плане Маршалла для Советского Союза. Ero andato a trovarlo per accordarmi con lui su un probabile, un potenziale piano Marshall relativo però all'Unione Sovietica. Когда разговор по существу закончился, а он был с глазу на глаз, такой деликатный разговор, но теперь уже об этом можно говорить, время прошло. Я ему сказал, что Германия до сих пор не заплатила репарации России и Советскому Союзу. Alla fine dei colloqui, della parte ufficiale dei colloqui, quando ormai la gente se n'era andata, io e Kohl ci siamo ritrovati a quattro occhi e ormai sono passati tanti anni e penso di poterne parlare tranquillamente. Io ho detto a Kohl che tuttavia da parte della Germania non si era ancora provveduto a pagare la riparazione in denaro per tutti i danni di cui si era resa colpevole nei confronti dell'Unione Sovietica. E ne parlo infatti nel mio libro. Коль удивился, сказал, что нет, мы все репарации заплатили. Коль реагì con stupore alle mie parole, disse, ma come, noi i nostri danni di guerra li abbiamo pagati tutti? Я говорю, нет, еще в прошлом, теперь уже в позапрошлом веке, ваши политологи выдвинули идею, как построить самое счастливое общество на Земле. No, dice, voi la riparazione non l'avete pagata per intero perché un paio di secoli addietro dei vostri esperti filosofi e politici hanno immaginato e proposto quella che avrebbe dovuto essere la società ideale sulla Terra. Самі ви строїть такое щасливе общество не стали і підсунули цю теорію нам в Росії. Non sono diventati essi stessi vittima di questa loro teorizzata società ideale, però ci siamo finiti dentro noi, cittadini russi e della futura Unione Sovietica. В результате наша страна отстала и сейчас вынуждена обращаться с помощью к вам. Il risultato è stato quello che il nostro paese ha per così dire non è riuscito a decollare, quindi è rimasto un paese arretrato e ora dobbiamo rivolgerci a voi per aiuto. Поэтому я считаю, что Германия должна выплатить очень огромные репарации вот за эту теорию. In questo senso io ritengo, disse a Kohl, che la Germania deve pagare una grossa somma per riparare al danno che quest'idea dei vostri filosofi ha inflitto al mio paese. Но он ответил, что нет, ничего не выйдет. Никто вас не заставлял. Мы не заставляли вас принимать эту теорию. Kohl reagì dicendo che no, non c'era verso di ottenere prezzi riparatori, nel senso che nessuno aveva costretto la Russia ad adottare quelle теорії, che ci erano finiti da soli dentro quel pentolone. Так что идея, по-моему, прогрессивная довольно не прошла. Per cui questa idea abbastanza progressiva, a mio avviso, non ha ottenuto una risposta positiva da parte di Kohl. Спасибо. Grazie mille. Ci sono molte domande che faremo al Presidente Jacopo, ma intanto ne abbiamo tre pronte. E, sicuramente lui è al corrente delle trattative che c'erano state fra Gorbaciov e sicuramente e il Presidente Yakovlev è al corrente delle trattative che c'erano state fra Gorbaciov e Mitterrand. Mitterrand si opponeva all'unificazione della Germania e Gorbaciov gli avrebbe detto, adesso sentiamo il Presidente Yakovlev, gli avrebbe detto sì, d'accordo, non facciamo l'unificazione, però questo
il prezzo della collaborazione con la Germania può essere corrisposto dalla Francia? E Mitterrand ha detto di no, avrebbe detto di no. E allora segue l'unificazione della Germania e segue allora una contromisura di Mitterrand. La contromisura è la moneta unica europea, con cui Mitterrand riteneva di poter fare un patto franco-tedesco abbastanza solido da poter quindi orientare tutta l'Europa e fare da contrappeso allo strapotere germanico e verso l'Europa centrale e verso l'est. Mitterrand si era sbagliato, perché il patto franco-tedesco è fallito. E che cosa succede? Che i grandi monopoli tedeschi rischiano di prevalere sulla Commissione europea e su tutta l'Europa e anche sul governo di Bonn. Allora c'è, diciamo, l'interesse di dare, non di fare una Europa federale alla tedesca, ma una confederazione di stati assolutamente sovrani e indipendenti. C'è questo interesse, in modo che la Francia, la Spagna, il Portogallo, l'Italia possano avere una chance, insomma, in Europa. E anche la Germania stessa, che non è sotto questi monopoli, altrettanto. Che cosa significa? Significa anche che le piccole e medie imprese, che sono così importanti, possano quindi avere un risalto. Vediamo se questa ricostruzione, questo accenno di ricostruzione è giusta, chiediamo al Presidente Jakovlev, ed è chiaro che se la vittoria di Berlusconi, la vittoria di Aznar in Spagna e insomma le elezioni ultime in Francia, dove diciamo che il Partito Socialista o si rinnova verso Fabius, verso il centro, oppure è troppo legato a una mentalità arcaica rispetto all'Europa moderna. E cosa succede? Queste vittorie, queste trasformazioni forse comporteranno un ammodernamento di questi paesi e quindi che il ceto medio abbia qualche chance, che le piccole e medie imprese abbiano qualche chance. Internet in questo caso sicuramente giova alle piccole e medie imprese e giova anche assolutamente, giova anche la borsa alle piccole e medie imprese, che non deve essere anche quella monopolio dei monopoli, cioè tenuta dai monopoli. Allora da questo risultano tre domande. Qual è l'avvenire, prima domanda, qual è l'avvenire della Russia? Qual è l'avvenire della Russia in collaborazione con l'Europa? Con l'Europa confederale e non federale? Cioè bisogna che l'Europa non sia una specie di Unione Sovietica, una specie di superstato al servizio dei grandi monopoli tedeschi per fattispecie, ma che sia una confederazione dove ciascuna entità, ciascuna regione, ciascuna piccola e media impresa possa dare un risalto e quindi uno sviluppo per i prossimi anni. Seconda domanda. Terza domanda, quindi come valuta il Presidente Jakovlev, come valuta il Presidente Berlusconi e quindi la collaborazione in particolare che da questa elezione del Presidente Berlusconi può sorgere fra l'Italia e la Russia. Tre domande. Признаться, я давний сторонник
Объединенной Европы. Devo dire che sono un vecchio sostenitore dell'Europa Unita. Я вижу в этом, если хотите, гарантию, что Европа исчерпает себя в войнах и больше никогда конфликтов в Европе не будет. Ни конфессиональных, ни политических, ни экономических. Io ci vedo in questo la possibilità per l'Europa di sconfiggere in sé una volta per sempre il germe della guerra e dei conflitti, che solo un'Europa unita potrà garantire sul suo territorio e nella sua struttura una pace duratura. Интеллектуальный и политический мир Европы помнит знаменитое предложение Митерана Гавела об объединенной Европе. Io ricordo a questo punto sia i desideri di Havel e di Mitterrand relativi a questa Europa unita, unita nella cultura e nella civiltà. Мне пришлось участвовать на двух, и фактически на том дело и закончилось, на двух конференциях в Праге. Ho partecipato a Praga e a Parigi a due conferenze dedicate all'argomento. В Париже эта конференция называлась очень интересно. The European Tribes and United Europe. Il titolo della conferenza in Parigi era molto interessante, le esigenze europee e l'Unione Europea, le tribù europee e l'Unione Europea. Европейские племена. Да, тribù europee. С блестящей речью выступил там покойный Митеран. Il discorso tenuto da Mitterrand in quell'occasione è stato splendido. Там даже мы, в общем, договорились. Я там тоже выступал с докладом на эту тему. Anch'io ho parlato in quell'occasione su questo argomento. Мы даже договорились об образовании всемирного демократического такого интернационала. Abbiamo allora parlato della creazione di una specie di internazionale mondiale della democrazia. Но Митерран заболел. Ahimè, Митерран si è ammalato. А в России началась неразбериха. E in Russia è cominciato un periodo di disordini. И идея рухнула. E l'idea è tramontata. Я высказываю свою точку зрения, считаю, что Европа вместе с Россией должна быть объединена в некую конфедерацию. Io ritengo che l'Europa e la Russia debbano marciare verso una forma di confederazione fra l'una e l'altra. С единой валютой. Con un'unica valuta, un'unica moneta. С какой-то формой общей конституции. Con addirittura una forma di costituzione. Unitaria, скажем, в области прав человека. Per esempio, nel settore specifico dei diритти dell'uomo. Как бы европейское издание ООНовской декларации о правах человека. Come una specie di contrapposizione alla dichiarazione dell'ONU sui diritti umani su sponda europea. Конечно, все это должно строиться на основе сохранения национальных культур. Ovviamente tutto questo deve realizzarsi sulla base imprescindibile della conservazione delle culture nazionali. Это не должна быть конфедерация, где делятся поровну, а конфедерация, где каждый получает то, что заработал. Non deve trattarsi di una confederazione in cui esiste una distribuzione fatta dall'alto, ma dove invece ognuno riceva in base ai meriti e al lavoro che ha fatto. Я и в прошлый раз на этой конференции говорил о том, что ведь существование разных границ, виз, там, в известной мере таможен, это все эти выдумки чиновников и политиков. Io ho affermato nel mio scorso intervento che l'esistenza dei visti di transito e di soggiorno, dei confini, eccetera, sono tutte invenzioni da parte dei burocrati e dei funzionari e dell'amministrazione. Что касается Италии, вот, при новом правительстве, я считаю, у нас есть очень хорошие перспективы
для развития наших отношений. Per quanto riguarda l'Italia, il suo nuovo governo e il suo nuovo primo ministro, è mia opinione che i rapporti di collaborazione fra il mio paese e l'Italia diventino ora sensibilmente migliori. Le condizioni ci sono per un miglioramento. Они имеют все основания для этого. Vi sono tutte le ragioni per pensarlo. Ведь на самом деле после войны советско-итальянские, теперь российско-итальянские отношения все-таки, как правило, шли по восходящей. Bisogna dire che anche nel periodo dopo la guerra i rapporti fra l'Unione Sovietica, la Russia e l'Italia hanno avuto alterne vicende, quindi non sempre positivi. Были какие-то маленькие спады, взлеты, но все-таки в целом, если посмотреть на картину, то они развивались по восходящей. Vi sono stati dei periodi di calo, però nel complesso posso dire che si è trattato sempre di ottimi rapporti fra i due paesi. Я сейчас летел в самолете сюда, в Милан, с группой молодых российских бизнесменов. Il mio viaggio d'andata da Mosca a Milano l'ho fatto con un gruppo di giovani imprenditori russi. И они жаловались мне, что у них трудности возникают в развитии бизнеса не в Италии, а дома. E mi hanno espresso il loro rammarico spiegandomi che le difficoltà di mettersi in affari o di avere un'impresa non erano in Italia, erano invece in Russia, là a casa avevano difficoltà a farlo. В своем последнем послании президент Путин говорил о необходимости разбюрократизации бизнеса в России. Il presidente Putin in uno dei suoi ultimi interventi ha parlato dell'esigenza, della necessità di una sburocratizzazione della vita, del business in modo particolare in Russia. Насколько ему это удастся, я пока что не очень уверен. Non sono molto certo che riuscirà a farcela in questo suo progetto. Потому что чиновничество выступает против. Perché ovviamente tutta la categoria dei burocrati è decisamente contraria a questo. Потому что если разбюрократизировать бизнес, это значит чиновник будет получать меньше взяток, меньше. Per la semplice ragione che uno snellimento della burocrazia comporterebbe per tutta questa serie di piccoli funzionarietti e di burocrati intascare meno denaro per mance, pizzi e insomma e via discorrendo. Сейчас Дума у нас вместо 1000 лицензий установила около 200. Al posto di un migliaio di nuove licenze, ora ce n'è addirittura solo unicamente 200, pare, ultimamente. E все равно чиновничество настаивает, чтобы больше было количество лицензий на разную бизнес-деятельность. E invece da parte dei burocrati naturalmente si insiste affinché queste licenze vengano rilasciate in numero sempre maggiore, perché per loro significa intascare di più. Per questa semplice ragione. А говоря о правительстве Берлускони, я бы пожелал или хотел бы выразить надежду, чтобы оно тоже подключилось вот к осуществлению идеи объединенной Европы, включая Россию. Per quanto riguarda in particolare il governo Berlusconi e Berlusconi personalmente, l'augurio che io mi faccio è che quello sia convinto della necessità di pensare a un'Unione Europea che comprenda la Russia, che includa la Russia. C'è qualche altra domanda al Presidente Iacovlev? Maestro Montevago. Allora, non so se ci sia un microfono a mano, eccolo là. Prego. Desideravo chiedere questo. Più vicino al microfono. Desideravo chiedere al professore. Sì. Se i rapporti
tra Russia e Italia, sì, nel futuro si incrinerebbero. Ah. Cosa succede per la parte europea della Russia? Per la parte europea? Della Russia. Dunque, lei dice, se si incrinassero i rapporti tra l'Italia e la Russia? Beh, mi sembra difficile questo. Comunque, è un'ipotesi, cioè, che parte, lei... La parte europea, cosa pensa il professore? Ma la Russia è tutta europea. No, non c'è una parte europea, anche l'Asia è europea. Beh, intesa. Va bene, allora d'accordo. Parliamo dell'Eurasia. Certo, certo. Non è tutta europea. Ho capito, cioè lei se la questione è se è questa ipotesi che è difficile da... Appunto da formulare o da immaginare. È una domanda. Sì. Cosa succede? Perfetto. Perfetto, va bene. Lui ha già detto qualcosa prima, in pratica. Perfetto, va bene. Però è una domanda. È una domanda, allora è... importante. Можно cioè, gliela faccio... Если вдруг это отношения между Италией и Советской Российской Федерацией станут хуже, каковы могли бы быть за перспективы для российской части Российской Федерации вот, в ближайшее будущее? Это довольно какое-то мифическое представление будущего. То есть знаете, ухудшение отношений между Италией и Российской Федерацией, каковы будут возможные перспективы для европейской части Российской Федерации, России? Вот такой вопрос. Вы знаете, а можно... перевести ваш вопрос на практический язык. Mi piacerebbe poter trasformare in linguaggio sul piano della pratica quello che è di teorico nella sua domanda. Вот чтобы исчезли основания для вашего вопроса. Affinché potessero sparire le ragioni e i motivi per cui lei ha posto una domanda come la sua. Я бы просто посоветовал итальянскому бизнесу быть более агрессивным и не бояться идти в Россию. Suggerirei al mondo affaristico italiano di non avere più paura, di diventare più aggressivo e di non temere di investire in Russia. Questo eliminerebbe le ragioni della sua domanda. В этом случае исчезнет вот такое словечко «если». Если, да, ну понятно, понятно. Да. In questo caso svanirebbe, se dovessero andare così le cose, dal linguaggio politico una paroletta molto determinante, che è la paroletta se. Non possiamo con i se. Con i se non si fa nulla. Может быть, на этот вопрос лучше ответит Армандо? Forse dice Armando può rispondere meglio sulla base dei sé. Va bene. Allora sentiamo Alessandro Atti che fa una domanda. Poi volevo chiedere perché dobbiamo poi passare la parola ad Alessandro Villa. Lei c'è anche all'inizio del pomeriggio? Va bene. Allora adesso vediamo, perché siccome voglio dare anche risalto e fare un dibattito, se no vediamo un pochino. Sì. Alexander Yakovlev ha conosciuto i presidenti americani di persona. Noi non sentiamo proprio niente. Sì, no, ha incontrato i presidenti americani. Reagan e Bush, sì. Reagan e Bush, forse Kennedy, forse... E quindi... Mi interessava sapere anzitutto qual è stato il più efficace, no, nel processo di pacificazione di questi presidenti, se Bush Junior si inserisce in questo, insomma comunque l'importanza dei presidenti americani nel processo di pacificazione, ecco, se hanno avuto un ruolo o se sono stati portati dalle circostanze, se sono stati in un qualche modo determinanti. Qualcosa sulla
sulla specificità di queste persone. Anche. Va bene. Ritiene che il presidente Iacovlev ritiene che aggiungiamo, no? Aggiungiamo alla domanda che i presidenti americani sarebbero stati favorevoli alla pace, alla pacificazione, se questo non rispondesse, non avesse corrisposto esattamente agli interessi americani? Вы знаете, моя точка на этот счет следующая. Американские, разные американские президенты работали в разных условиях. I vari presidenti americani hanno lavorato e operato anche in condizioni molto diverse. Я не буду, конечно, касаться характеристики отцов-фундаторов. Non voglio naturalmente riferirmi alle qualità di quelle che sono stati le qualità dei padri fondatori dell'America. Это слишком было давно. Si parla di troppo tempo fa. Но последующие президенты имеют, с моей точки зрения, свои провалы и свои взлеты. Tutti gli ultimi presidenti, quelli che ho avuto anche modo di conoscere personalmente, hanno avuto sicuramente i loro momenti di slancio, i loro momenti di calo. Например, американский президент Вильсон sull'esempio не сумел del... понять характер Октябрьской контрреволюции 17-го года в России. Per esempio, studiando il presidente Wilson, ho avuto modo di capire i caratteri della controrivoluzione del 1917 in Russia. Он послал съезду советов телеграмму, приветствующую вот наступление демократии в России. Questo presidente non ha capito allora assolutamente nulla di quanto stava succedendo, infatti ha immediatamente inviato un telegramma di congratulazioni per l'instaurazione finalmente della democrazia in Russia, quindi cecità politica e storica. Делегаты съезда встретили телеграмму смехом. Hanno ovviamente accolto questo telegramma con grandi risate i delegati in Russia. Может быть, после этого в Америке одумались и начали изучать, что на самом деле произошло. Forse dopo questo episodio in America hanno cominciato a studiare un po' meglio la storia del mio paese e a capirci qualcosa di più. Один аспект. Questo è uno degli aspetti. Но если мы возьмем Рузвельта, я считаю, что он фактически спас Америку, а может быть и Европу, от революции. Questo per quanto riguarda Wilson. Se parliamo invece di Roosevelt, a mio avviso Roosevelt ha salvato sicuramente l'Europa e il mondo da una possibile rivoluzione. Ибо разразившийся кризис 30-х годов вел именно к такому, к смуте и к бунту. Perché la situazione che si è creata negli anni 30 era veramente una situazione esplosiva che avrebbe potuto facilmente portare a una forma di rivoluzione generale. И в этом смысле он сыграл огромную роль. In questo senso il ruolo svolto da Roosevelt è stato veramente determinante. Из современных президентов я больше всего ценю Рейгана. Fra tutti gli ultimi presidenti, quello che io stimo di più è senz'altro Reagan. Да, он говорят, он мало образован. Di lui si diceva che era un uomo di poca istruzione. Легковесен, там, un uomo и leggerone e tante altre cattive qualità gli si attribuivano. Было мнение, что он склонен к фашистским идеям. Dicevano che avesse anche delle simpatie di tipo fascistoide. Я помню сам, когда работал послом в Канаде, Рейган совершил первый визит в Канаду, и международный визит. Его встретили в Торонто, встретили плакатами «Рейган фашист», «Рейган фашист».
Ricordo che la prima visita all'estero del neo eletto presidente Reagan avvenne in Canada mentre io ero allora ambasciatore. Quando Reagan giunse a Toronto c'erano dei cartelli su cui era scritto appunto Reagan fascista. Были такие лозунги: американцы, вы избрали не ту обезьяну. C'erano dei cartelli sui quali era scritto: americani, non avete scelto la scimmia giusta. Происхождение этого лозунга очень интересное. È molto interessante da dove arriva questo slogan. В ранней артистической молодости Рейган сыграл фильм вдвоем с одной обезьянкой, только Рейган и обезьянка. È dovuto al fatto che nella sua la prima parte della sua carriera di attore lui aveva effettivamente interpretato un film con una scimmia. E quindi il riferimento dei cartelli era questo suo film. Вот отсюда и появился лозунг: американцы, вы избрали не ту обезьяну. Da cui appunto lo slogan usato: americani, non avete scelto la scimmia giusta. Я лично в отрицательное мнение о Рейгане тоже вложил свою лепту, написал книжку от Трумана до Рейгана, которая была переведена на несколько языков. Devo dire che anch'io ho contribuito a dare a Reagan fornirgli una cattiva faccia, perché ho scritto un libro dal titolo Da Truman a Reagan, un libro tradotto in molte lingue. Но публицистика есть публицистика, а реальная жизнь – это реальная жизнь. E tuttavia bisogna operare una bella distinzione fra quella che è pubblicistica e quella che invece è realtà. Фактически Рейган, потом мы с ним подружились, стали переписываться, но сейчас он тяжело болен и все прекратилось. Я бывал даже однажды, ездил к нему в библиотеку, когда уже он не был президентом. Dopo questo libro tuttavia noi abbiamo fatto amicizia, i rapporti sono diventati molto amichevoli, siamo stati per lunghi anni in corrispondenza, ahimè ora si è interrotta per le sue pessime condizioni di salute. Una volta sono anche andato a trovarlo quando lui ormai non era più presidente, ho visitato la sua splendida biblioteca in California. Знаете, за что я его ценю? Он на основе просто здравомыслящего человека, он менял свои взгляды. Quello che di Reagan ho apprezzato e apprezzo molto è stata la sua capacità, spinto dal suo buon senso, di cambiare le sue opinioni e i suoi punti di vista. Он был человек штампов. Era un uomo che aveva dei preconcetti, che aveva degli stereotipi che lo dominavano. Но мог очень легко, без особого труда, от них отказываться. Però era capace di liberarsi da questi suoi stereotipi, da queste sue convinzioni preconcette. Однажды я его спросил, остались мы вдвоем после переговоров там, я говорю: господин Рейган, почему вы не идете на наше предложение по разоружению, по ядерному разоружению? Una volta eravamo rimasti dopo i colloqui ufficiali a quattro occhi e io gli ho chiesto a bruciapelo perché lui non era disposto a partecipare alle trattative relative al disarmo atomico. Он ответил: потому что мы вам не верим. E lui rispose che non voleva parteciparvi per il fatto che lui non credeva ai russi. Я ему говорю: господин Рейган, мы вам тоже не верим. Al che gli ho risposto: nemmeno noi. Предложение делаем. Vi crediamo, però perlomeno facciamo delle proposte. Как не верите? Этого, говорит, не может быть. Come, dice, non ci credete, ma è impossibile, ha obiettato Reagan. Он искренне верил, что не верить Америке нельзя. Era profondamente, sinceramente convinto che era impossibile non credere agli americani. Я просто чувствовал, когда он мне это говорил, что он уверен, что как это можно не верить Америке. Avevo la netta convinzione che quando lui affermava questo era veramente, sinceramente, profondamente convinto che fosse impossibile non credere all'America. Я говорю: это так. И он мне тогда говорит: да, надо подумать. Al che io ho detto: è proprio così, noi non crediamo. Al che lui, dopo un attimo di silenzio, ha detto: bisogna che ci pensi. И вот вы знаете, скажем, саммит в Женеве, это был один саммит, к
Когда он наотрез отказывался заявить, что нельзя нападать первыми. Mm-hmm. Dopo il summit che venne a Ginevra in cui è stato affermato che l'impossibilità di un attacco non senza preavviso. В Рейкьявике это был уже другой Рейган. Questo è il Reagan di Ginevra, a Reykjavik c'è stata un'altra faccia di Reagan. В Вашингтоне третий. E io ho visto una terza faccia ancora di Reagan a Washington e sicuramente una quarta faccia a Mosca. В Нью-Йорке пятый. E un quinto Reagan a New York dopo di questo. То есть он очень быстро сделал эволюцию в этот сложнейший период мировой истории. Questo è un commento positivo da parte mia, cioè quest'uomo è stato capace veramente di crescere e di evolversi in un periodo estremamente complicato della nostra storia. Период окончания ядерной конфронтации. Era il periodo che vedeva la fine della confrontazione atomica, del confronto, del conflitto, della rivalità atomica. О некоторых президентах США. E questo per dirle solo qualcosa dei ricordi più vivi sui presidenti americani. Allora, passiamo il microfono, mi pare, al dottor Dalla Valla. Il dibattito sta proseguendo da due ore, insomma, di grande interesse. Abbiamo detto che questo farà parte di un libro insieme con quanto già esposto in dicembre da parte del presidente Jakovlev. Prego. Per gli investimenti e per un allargamento dell'economia verso la Russia è evidente che occorre che ci siano delle garanzie rispetto alla libertà economica e di comunicazione. In che modo alcuni problemi che sembrano essere sorti di nuovo con Putin, per esempio rispetto alle televisioni, ai media, ritiene possano pesare sull'interesse dell'Occidente nei confronti della Russia? Ora, praticamente stava chiedendo, no? Sì. Ci sono episodi, insomma, che riducono la libertà di stampa in Russia. Questo potrebbe essere un elemento dissuasivo nei confronti di imprenditori europei italiani che vogliono investire in Russia, per rispetto alle garanzie di libertà. Пожалуй, самый сложный вопрос для меня. È un problema veramente difficilissimo quello che lei ha sollevato, per me personalmente. Да, особенно местные власти у нас действительно не хотят, чтобы в России была свобода печати. A livello di autorità e soprattutto a livello di autorità locali, regionali, decisamente non si vuole nel mio paese che esista una libertà di stampa. Действительно, в стране идет некая бюрократизация демократии. Sicuramente assistiamo a un fenomeno di burocratizzazione della democrazia nel mio paese. Действительно, сейчас чиновник всеми силами пытается оставить власть у себя. Sicuramente il burocrate ora come ora fa il possibile per accaparrare per sé una certa quantità di potere. Но поскольку я ношу такой ярлык отца гласности, так и пишут, правильно или неправильно, это уже другой вопрос. Ma siccome io ho comunque l'etichetta su di me della persona che non si adatta a questo,
Dico sempre comunque come stanno esattamente le cose. Я скажу сейчас, выскажу непопулярную точку зрения. Le esprimerò ora un punto di vista che non può definirsi esattamente popolare. О свободе печати. Relativo sempre alla libertà di stampa. Я думаю, что как я наблюдаю за мировой печатью и телевидением, у нас самая свободная печать сейчас. Io devo dire che guardando allo stato della libertà di stampa nel mondo, mi sento di poter affermare che da noi sicuramente il maggior grado di libertà di stampa è reperibile proprio in Russia. Я что-то не видел ни в одной стране, где бы президент страны, избранный большинством, вдруг изображался в кукольном виде с топором в руках, с которой каплет кровь. Non ho mai visto in nessun paese del mondo che un presidente in carica, come il nostro presidente Putin, venga ritratto con in mano un'ascia grondante sangue, come una marionetta. Questa è una delle caricature. Я не видел что-то, чтобы президента страны изображали в виде собаки. Non ho mai visto il presidente in carica di un paese ritratto come un cane. Причем на всю страну. È diffusa questa vignetta in tutto il paese. Я лично считаю, это уже издержки. Io ritengo che questo non sia libertà, che sia abuso di libertà, eccesso di libertà. Я не думаю, что это уместно в современных условиях, пока когда тем самым вот журналисты дают повод для всяких фашистующих элементов, правых элементов, требовать запрещения печати, требуют поставить ее под контроль и так далее. Я это все помню из своего опыта. Io quanto si va strombazzando ora in giro a proposito della libertà di stampa, delle forze di destra che sarebbero contrarie a questo, eccetera, io queste vicende le ho vissute tutte sulla mia pelle, in un passato non troppo lontano. Stiamo ora vivendo in un periodo di transizione. E per завоевать окончательно позиции демократии нужна еще и осторожность. Ci vuole secondo me un periodo molta attenzione per riuscire veramente a portare a compimento questo processo verso la democrazia. Когда мы проводили перестройку, ai tempi della perestroika, мы вынуждены были лукавить. Eravamo obbligati ad essere molto accorti. Говорили одно, а делали другое. Avevamo bisogno di essere accorti e anche di mentire, di parlare di una cosa e di farne un'altra. Говорили, что мы действуем ради укрепления коммунизма, а делали все для того, чтобы разрушить его. Dovevamo affermare che le nostre azioni erano dirette a un rafforzamento del comunismo, mentre in realtà erano tutte dirette alla sua distruzione. Сейчас лукавить, может быть, не надо уже, эта эпоха прошла. Forse l'epoca della menzogna se n'è andata, non è più necessario mentire in questo modo. Но еще надо быть очень осторожным. E tuttavia bisogna continuare ad essere molto attenti. У нас все перемешаны взгляды, где фашизм, где коммунизм, где социализм, è molto difficile raccapezzarci fra la miriade di etichette di distinguere i fascisti dai comunisti, i comunisti dai liberali, i liberali dai democratici, è tutto troppo confuso e mischiato. Даже в либеральном лагере, есть свои, знаете, неясности и недоговоренности. Non solo nell'ex blocco socialista, ma anche nel blocco liberale, per così dire, vi sono dei punti oscuri, vi sono delle cose da chiarire. Non tutto è chiaro e limpido quanto sembra. Я, например, очень уважительно отношусь к Чубайсу.
Io per esempio ho un grande rispetto per Чубайс. Abbiamo degli ottimi rapporti di amicizia con lui, fra me e lui. Этот умный человек недавно сказал, что если меня спросят, что я предпочитаю, демократию или рынок, он ответил: рынок. Ma Чубайс dice, se dovessero ora mi chiedere, ora chiedermi se preferisco la democrazia oppure il libero mercato, io non esiterei a rispondere che preferisco il libero mercato. Я его спросил, конечно, и то ты веришь, что настоящий рынок может быть без демократии? Gli ho chiesto allora, ma tu credi che un vero mercato, libero mercato, potrebbe esistere senza la democrazia? Он говорит, ну как-то надо успокоить ортодоксальную думу. E a questo lui mi ha risposto, in qualche modo bisogna tranquillizzare una Duma ortodossa. Теперь, вы знаете, вы говорите о риске. E lei parla di rischi. Но ведь бизнес это вообще риск. Il business comporta il rischio. По-моему, даже можно заменить. Бизнес зачеркнуть. No, потremmo addirittura farci un'equazione. Business uguale rischio. И когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь, вы можете отвечать, я бы это считал нормальным. Я занимаюсь риском. Tanto che se dovessero chiederle lei di che cosa si occupa, io risponderei facilmente: mi occupo di rischio, perché il business è rischio. Io perlomeno risponderei così. И в-третьих, все-таки вот в последнем послании Путина есть положение о том, чтобы установить жесткие гарантийные правила для иностранных инвестиций. E tuttavia nell'ultimo messaggio di Putin, se non vado errato, c'è anche qualcosa in proposito. Lui parla infatti dell'assoluta necessità di offrire, di porre delle garanzie di ferro per favorire gli investimenti in Russia. И последнее, что я хочу вам сказать. L'ultima cosa che desidero dirle. Я вот наблюдаю. È la seguente. Уже не как участник правительственного, так сказать, штаба. Вот, а как бы со стороны, должен вам сказать, что о России распускается вот за рубежом очень много мифов. Devo dire, come parte ormai non più della nomenclatura dell'establishment, ma come uomo che osserva le cose ormai stando al di fuori, che sono tanti i mifi e le sciocchezze che si diffondono nel mondo riguardo alla Russia, al mio paese. Эти мифы берутся из нашей же печати. Sono spesso miti che vengono ripresi dalla nostra stampa. Siamo noi a stampare. La nostra печать pubblica questi miti для того, чтобы был хороший тираж газет, чтобы выжить. E si tratta di miti o di dicerie che la nostra stampa stampa volentieri per vendere meglio, per sopravvivere. Каждый день вы можете читать огромное количество разного рода сенсаций. Io direi che è una fonte perenne di sensazioni, di articoli sensazionali, la nostra stampa, e a questo appunto attingono gli informatori occidentali. Месяца три назад я решил кончить читать газеты. Ho deciso 3 mesi fa di non leggere più i giornali. И вы знаете, как-то жизнь стала представляться по-другому. E devo dire che mi comincio a farmi del mondo e della vita un'idea completamente diversa. Почти нормальной. Direi normale, una visione normale. Так что приезжайте. Per cui venga, venga in Russia, che ne vale la pena. E Jean-Pierre Fay, che qui in seconda fila, vuole fare una domanda, se gli passate il microfono. Ecco. Prego. Je voulais juste un moment pour je voulais juste faire une allusion à un moment où un Italien célèbre a failli signer un traité définitif, en tout cas provisoire, avec la Russie au nom de l'Europe. Et cet Italien avait un nom qui a été francisé exagérément, qui est Napoléon, mais en fait il s'appelait Napoléone Buonaparte. Et il avait beaucoup de mal à parler le français, il écrivait à sa femme de Russie justement
qu'il avait une santé excellente avec deux C. Et malheureusement, alors à l'époque, il a signé un traité sur un radeau avec l'empereur de Russie. Et depuis ce moment-là, il était vraiment fasciné par cet empereur de 25 ans. Et je crois que c'est certainement l'homme d'État qu'il a le plus aimé, ou qu'il a le seul peut-être qu'il a aimé en dehors de ses propres vassaux. Alors, pourquoi ça n'a pas marché, entre autres raisons? Je crois que c'est parce qu'à l'époque, le seul moyen de communication entre des pays, c'était de se retrouver sur un champ de bataille. Alors, bon, après la bataille, il se passait quelque chose qui ressemblait à des traités. Mais après, quand les batailles ont été terminées entre Napoléon et son ami Alexandre, il a eu malheureusement un moment... l'impression que son ami très cher, qui était revenu à Erfurt, ne communiquait plus. Et il ne savait pas comment reprendre la communication. Et il a envoyé ses meilleurs ambassadeurs, Caulaincourt, Lauriston, M. de Narbonne, qui était un ministre de Louis XVI. Et puis ça ne marchait pas. Alors, comme il avait peur tout à coup que ça tourne mal, il a amené quelques troupes. Et donc il a amené 400 000 hommes sur la frontière, ce qui était évidemment très impressionnant parce que ça faisait 100 000 chevaux au moins, donc ça pillait tous les pays qui étaient là sur la frontière. Et il avait la conviction que s'il arrivait jusqu'à Vilnius, à Vilno, cette ville qui a trois noms, un nom lituanien, un nom russe, un nom polonais, eh bien là, il pourrait traiter avec son ami Alexandre. Alors voilà, c'est... Pendant ce temps, il n'avait aucun contact avec l'Angleterre parce qu'il ne pouvait pas téléphoner à M. Liverpool, qui était Premier ministre. Et c'est ça qui était curieux, c'est que ce qui correspondait à ce qu'est aujourd'hui Internet, c'était d'avoir 100, 200, ou 300 ou 400 000 hommes avec des chevaux. Et évidemment, ça tournait toujours mal parce que chacun craignait que l'armée d'en face ne commence la bataille moment où il n'était pas prêt. Et je crois que c'est ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'on a des armes tellement virtuelles, tellement invisibles, tellement irréelles, qu'on ne les voit plus. Tout le monde avait oublié qu'au fond, l'Europe était divisée en deux, avec de chaque côté du rideau de fer, de quoi détruire non pas seulement l'Europe, mais le monde entier. C'est-à-dire qu'il y avait l'équivalent, je crois, les Japonais avaient calculé qu'il y avait l'équivalent de 1 million de Hiroshima à peu près. Bon, maintenant, ce fantasme s'est pratiquement évanoui, plus ou moins. C'est plus sur le théâtre des opérations qu'il y a ces objets. Et en revanche, il y a la toile, le net. Et alors, je crois que ça serait intéressant de repenser tous ces moments du malentendu. Parce que c'est ce que vous avez dit de façon extraordinaire entre Reagan et vous. C'est-à-dire chacun ne croit pas à l'autre. Et donc, pendant ce temps, ce sont les armes qui vont arbitrer si on ne croit à rien de l'autre. Et vous avez réussi à retourner Reagan. Bon, eh bien, maintenant, il est certain que M. Poutine et M. Bush pourraient s'envoyer tous les matins un petit email pour dire ben, « j'ai bien dormi, je suis de bonne humeur et je pense que l'euro et le dollar sont en bon état, il faudrait que le rouble s'arrange aussi. » Et c'est très curieux parce que, vous voyez, Napoléon et Bonaparte avaient comme idée la monnaie commune. Et ça, j'ai découvert ça avec stupeur dans le mémorial de Sainte-Hélène que j'ai lu pour la première fois cette année en Bavière, près de Munich, sur le lac de Starnberg. Ils voulaient la même monnaie pour l'Europe. Bon, et ça, ce sera fait l'an prochain. Donc, son rêve se réalise avec un siècle, deux siècles et quelques poussières de retard. Mais voilà, c'est maintenant ce fait qu'il pourrait y avoir une conversation hebdomadaire par email, silencieuse, mais précise, par texte attaché. C'est tout de même assez extraordinaire. Parce qu'on a eu l'époque des fax. Les fax, toujours ce bloc. Les emails aussi, vous me direz. Mais c'est tout de même étonnant qu'au lieu d'avoir besoin d'amener 400 000 hommes et 100 000 chevaux
pour essayer d'avoir une conversation avec monsieur le tsar Alexandre Romanov, il pourrait y avoir des conversations sur la ligne, sur la toile, et c'est peut-être le sujet d'aujourd'hui et qu'a voulu ouvrir Armando avec vous. Allora forse questa corrispondenza via email ciascun mattino tra Bush e Putin avverrà dopo l'incontro di Lubiana. In ogni caso diceva ieri sera il presidente Yakovlev che c'è una associazione che è stata istituita di recente per favorire queste collaborazioni, queste comunicazioni, e quindi il presidente di questa associazione è Gorbaciov e il presidente esecutivo appunto Yakovlev. E c'è un'ipotesi di convegno fra scienziati russi, scienziati europei, scienziati americani e scienziati di altri paesi da fare prossimamente. Noi abbiamo ipotizzato di farlo anche qua. Prego. Però vediamo la risposta che dà al Jean-Pierre Fay, di cui abbiamo qui il libro La ragione narrativa, la ragione dell'altro. Prego. Вы знаете, ваши рассуждения меня вот наводят на следующее соображение. Le sue considerazioni mi suggeriscono delle riflessioni da parte mia. К сожалению, и особенно это касается наступающего вот кибернетической эры. Purtroppo и soprattutto per quanto riguarda l'incipiente era cibernetica. Идущий, вернее, не наступающий, а идущий. На più che incipiente ormai in corso. Что мы в сознании своем живем атавизмами. Noi nella nostra coscienza stiamo vivendo di atavismi. Наступает глобальный мир. Вы говорите о возможностях немедленных связей между политиками и людьми вообще. Lei sta parlando, viviamo in un mondo in cui, come lei ha suggerito, i rapporti fra i grandi politici e gli uomini comuni diventeranno all'ordine del giorno. Казалось бы, в этих условиях парадигма насилия. In questo tipo di situazione e di condizioni si potrebbe parlare di un paradigma, di una violenza paradigmatica. Paradigma che noi исповедовали все последние тысячелетия. E che noi abbiamo professato in tutti questi ultimi mille anni. Должна уйти в прошлое. Tutto questo dovrebbe ormai finire nel passato, diventare patrimonio del passato. E invece continua a permanere sempre Мы qua. Продолжаем жить терминами силы. Continuiamo a parlare in termini antichi, parliamo держава, di forza, держава. Di grande potenza, di piccola potenza. Парадигмы национальных интересов. I paradigmi attuali continuano ancora ad essere gli interessi nazionali. Хотя никто не может сказать, что это такое. Anche se nessuno sa definire di che cosa si tratti. Мы продолжаем жить догмами о границах. Continuiamo a ragionare in termini di dogmi, quale i confini, per esempio. Мы продолжаем жить догмами разных религий, хотя говорим, что Бог един. Continuiamo a vivere, ad essere soggetti, tutto sommato, ai dogmi che vogliono diverse le religioni, pur parlando noi al giorno d'oggi di un Dio che è un Dio solo. Мы продолжаем говорить, что мы обязаны жить добродетелью. Continuiamo a convincerci e a dirci che dobbiamo vivere operando il bene. Жить честно, справедливо. Vivere in modo onesto, vivere in modo giusto. На самом деле, каждый день совершаем грехи.
In realtà invece ogni giorno commettiamo dei peccati. Dopodiché andiamo, corriamo in chiesa a pentircene. Continuiamo in altre parole a vivere in un mondo infarcito di menzogna. Un mondo di menzogna che in qualche modo non si integra in nessun modo con il mondo dell'informazione attuale. У меня создается впечатление, что современные конфликты и недавний конфликт – это не конфликты экономические, географические, территориальные, это конфликты психологии, больной психологии правителей. È mia profonda convinzione che tutti i più recenti conflitti non siano stati tanto conflitti dovuti a problemi geografici, territoriali, economici, finanziari, quanto invece a problemi dovuti alla malata psicologia dei politici che ci governano. Можно ли назвать нормальными людьми Гитлера и Сталина? Come si fa a definire uomini normali, individui come Hitler e Stalin? Моё полное убеждение нельзя. Assolutamente impossibile. Definirli normali. Hanno vissuto di idee malate. Они жили в условиях парадигмы насилия. Hanno vissuto di nuovo vittime dei paradigmi della violenza. И мы живем, продолжаем жить на основе этой же парадигмы. Continuiamo noi al giorno d'oggi a vivere tuttora succubi di tali парадигмы. Вот как информация. Тот объем информации, который несет интернет, вот как он может изменить человеческое сознание? Вот в чем вопрос. Il problema consiste fino a che punto questa informazione globale che viaggerà su internet potrà modificare qualcosa nel livello di coscienza dell'uomo, nella coscienza dell'uomo. Человек как Божье творение пойдет к величию? Или он пойдет к деградации? Вот в чем вопрос, вот в чем загадка. В том числе, по-моему, и вот конференции, ответить на этот вопрос, в том числе задачи и конференции, которые вот проводит Армандо. A mio avviso il nocciolo della questione consiste proprio in questo. Dove condurrà l'uomo questa nuova rete globale di informazione? Ведь наступает время психогенетики. Secondo me stanno cominciando l'epoca della psicogenetica. Если этот век, век биологии, se il secolo scorso è stato il secolo della biologia, то следующий век будет веком, по моему убеждению, психогенетики. Il secolo in cui appena iniziato sarà il secolo, appunto, a mio avviso, della psicogenetica. Ибо здесь человек запаздывает нынче, и это ведет ко многим грехам. Perché secondo me il punto d'attacco ora è veramente la psiche dell'uomo. Ed è qui alla psiche dell'uomo che si sta conducendo l'attacco ai giorni nostri. Possiamo passare la parola alla. Perché abbiamo pochissimo tempo, una breve domanda e una breve risposta per concludere la mattinata, poi riprenderemo pomeriggio, no? Quindi con Io, Alessandro Villa. Ecco.